Bentornati a un nuovo appuntamento con A Tu per Tu. Buonasera David Faltoni. Buonasera Fabio. Questa sera torniamo a parlare di sport perché incontriamo davvero un'eccellenza sportiva della nostra provincia, direi della nostra regione, Orlando Fiordigilio, benvenuto. Buonasera a tutti. Siamo nella tua palestra qua in via Buonconte da Montefeltro, il tuo quartier generale. Allora, Orlando, lui, dato Davide, insomma, è davvero un onore avere comunque Orlando che ci rappresenta a livello, possiamo dire, mondiale. Ma certo, intanto, ripeto, ora lui è di origini campane, però oramai è toscano d'adozione, penso. Anche perché ho iniziato questa attività appunto qui alla Box Calamati nel lontano 99, quindi pugilisticamente sono aretino al 100%. Quindi direi che oltre che aretino, che ci fa molto onore, un grande campione, quindi a livello di box, ma direi anche una persona, per chi lo conosce, insomma, una persona veramente in gamba. E allora io inizierei proprio, se tu cioè, ci racconti com'è che intanto, com'è che ti sei avvicinata alla box, parliamoci chiari. Oggi negli ultimi anni è difficile, no, che ci si avvicini alla box, il fatto che è uno sport pericoloso, che ci si fa male, che soprattutto è faticoso, ma anche a volte lascia dei segni estetici che non tutti sono disposti ad accettare, no? Te come hai fatto invece? Purtroppo è vero, diciamo che le persone si avvicinano sempre meno a questo sport, anche se ultimamente le palestre sono piene di non agonisti, sono piene di, come le chiama il mio presidente, perdi tempo, gente che si allena senza combattere. È uno sport che sembra molto più irruento di quello che in realtà è, perché il ring, come mi ha sempre detto il mio allenatore, è uno specchio della vita. Tu sali sul ring e quello che sei realmente dimostri di essere sul ring, quindi non è così violento, a meno che tu non sia una persona violenta, ma non è scorretto, ci sono delle regole, sì, è vero, alla fine sono colpi che uno prende e che uno dà, ma è molto meno irruento di quel che sembra. Infatti io ho riempito la palestra così, quando tutti mi dicevano ma cosa fai, la box è pericolosa, io ho sempre detto facciamo una cosa, vieni, provi un mese e poi mi dici cosa ne pensi. Ecco, e ancora oggi ho qualche ragazzo che dopo 10 anni viene in palestra, quindi è a dimostrazione che è meno pericolosa di quello che sembra. Cosa ricordi del tuo inizio, quando ti sei avvicinato per la prima volta al ring? Ero un ragazzo molto insicuro, ero un po' sovrappeso, ero molto insicuro di me e soprattutto avevo difficoltà con i rapporti umani. E la box mi ha dato tanta fiducia, mi sono rimesso in forma e appunto c'è contatto umano, c'è contatto vero con chi si allena insieme a noi, con i nostri compagni di allenamento, e quindi mi ha fatto crescere, maturare molto, e se oggi sono questa persona lo devo alla box. Se oggi riesco ad avere dei rapporti con chiunque e vedo che la maggior parte delle persone che mi conosce mi vuol bene, io lo devo alla box, lo devo totalmente a questa palestra. Hai trovato quella sicurezza che cercavi, quindi? Sì, ho trovato quella sicurezza e soprattutto mi sono accorto che le persone non mordono, nonostante qua soprattutto su questo quadrato ci picchiamo, mi sono accorto che non esiste una persona in bocca a un'altra, mi sono accorto che quassù nascono i rapporti veri, i rapporti umani, e quindi tutto l'esterno non mi può preoccupare, insomma, quindi ho acquistato molta sicurezza sia anche nel lavoro, nella vita privata, quindi sì, rispondo sì alla tua domanda. Senti, te sei campione intercontinentale IBF dei pesi super welter. Intanto, se ci puoi dire anche per chi ascolta, quali sono le categorie e quindi te di quale categoria sei? Ci sono diverse categorie e vanno in base al peso. Ora mi dispiace così deludere la maggior parte delle persone che pensa che quando uno va bene è un peso massimo. No, la categoria va in base al peso. Io non potrò mai essere un peso massimo, quanto sono 1,80, quindi un peso massimo si tratta sui 2 metri, quindi vanno a categorie di peso. E poi appunto ci sono queste federazioni, sono divise i campionati, i titoli solo mondiali in federazioni, VBC, VBA, IBF e VBO. Le più importanti sono forse la VBC e la IBF.
ora sembra che dica così perché io sono in classifica, sono settimo al mondiale IBF, undicesimo in WBC, però sono realmente le più importanti. E quindi sono appunto divise per dare opportunità anche a chi ne ha qualcuna meno, tipo paesi un po' sottosviluppati possono provare a organizzare un titolo mondiale di queste sigle. È un po' più complesso il discorso rispetto anche a altri sport, i nostri parenti, diciamo la kickbox e tutto il resto. Nella box, per diventare campione italiano, per diventare campione europeo, campione mondiale, devi veramente sudare, cioè c'è solo quella categoria, solo quella classifica, e non puoi inventare un titolo o farti aiutare da un titolo, quello è e quello rimane, quindi è molto complicata la cosa. Forse è anche per questo che le persone un po' si allontanano, diciamo gli atleti un po' si allontanano, perché per diventare campione d'Italia nella box devi veramente sudare. Senti, un tempo la box era anche una forma di riscatto economico, no? Quindi perché se chi diventava un campione riusciva anche a guadagnare cifre notevoli, no? Mi sembra anche ora di anche ora o c'è stato, c'è a Londra un incontro che ho sentito, non so quanti milioni di euro guadagnano. Ecco, è così o è sempre così? Cioè sempre. Vabbè, tutti gli sport poi alla fine, quelli di successo, gli atleti, anche se arricchiscono, ma nella box è così? È così, ma dipende dove sei nato, perché qui in Italia purtroppo non è così. Io sono, ripeto, settimo e undicesimo in classifica mondiale e sono il prossimo sfidante a titolo d'Europa. In America un atleta nelle mie stesse condizioni a quest'ora potrebbe girare tranquillamente, non dico con una Porsche per non fare pubblicità, ma insomma ci siamo capiti. E invece in Italia purtroppo gli sponsor vengono un po' a mancare. E la crisi c'è, la sentiamo un po' tutti, quindi ci dobbiamo un po' accontentare, anche se insomma non ci lamentiamo. Non sono certo quelle cifre da capogiro, assolutamente no, forse un decimo, se non anche un centesimo rispetto all'America, però chi fa ora questo sport lo fa per passione e deve avere già le spalle coperte. Non è vero che io lavoro fino alle 4:30, io lavoro dalle 8 alle 4:30, quindi lo devi fare, ma devi avere le spalle coperte, altrimenti non è più un riscatto economico la box. Ora la fai se sei innamorato di quel che fai, altrimenti non la fai. Quindi la tua giornata è molto impegnativa, quindi prima il lavoro e poi inizia, diciamo, la parte dedicata alla box. Sono diventato anche papà, da 5 mesi e 15 giorni sono diventato anche papà, quindi devo riuscire a conciliare anche questo altro meraviglioso impegno, però è sempre, insomma, è sempre un impegno, anche perché la mia compagna, e colgo l'occasione per ringraziarla pubblicamente, altrimenti mi manda in tasca, e non è semplice. Sì, la mia giornata è molto impegnata dalla mattina alla sera, tra l'altro lavoro a Montevarchi, quindi una mattina mi sveglio verso le 7, e alle 8 sono a lavorare, un quarto alle 8 lavoro fino a l'una, dopodiché la mia pausa pranzo spesso e volentieri o sono in palestra o sono in pista a Montevarchi a correre. Alle 2 rientro, 2:05 rientro a lavorare, fino alle 4:30, un quarto alle 5 sono lì. E rientro, una merenda al volo, un bacio al bimbo, un bacio alla compagna e poi sono in palestra fino alle 9. Quindi insomma è molto impegnativa la cosa. Allora, parliamo un po' degli allenamenti, quindi cioè come si allena un pugile, dalla corda, dalla corsa, cioè su che si basa l'allenamento di un pugile fondamentalmente? L'allenamento di un pugile è molto complesso. Perché ti ho visto in pista correre, ti ho visto fare le ripetute in pista, quindi insomma. È molto complesso perché è un lavoro sia aerobico che anaerobico. Noi dobbiamo essere resistenti ma allo stesso tempo veloci. Dobbiamo riuscire a risolvere il combattimento in 30 secondi, ma può darsi anche che il combattimento non riesci a risolverlo, te lo porti per 12 riprese. Quindi l'allenamento è molto complesso, l'allenamento di un pugile. Per questo che io mi sono affidato a dei professionisti, c'è chi mi cura la parte tecnica, c'è chi mi cura appunto la corsa in pista, c'è chi mi cura la pesistica, e ho cercato di suddividere le varie fasi per non accavallarle tutte insieme e fare il famoso fai da te, che
che mi è costato appunto il titolo d'Europa. Ero in vantaggio fino all'undicesima ripresa, dopo c'è stato un calo, ho avuto un problema fisico, però c'è stato un calo dovuto alla disidratazione, e se avessi dato un po' più retta al mio preparatore, diciamo anche a chi mi segue l'alimentazione, magari a questo ero già campione d'Europa. Quindi appunto chi intraprende questo sport a livelli così importanti bisogna che si faccia seguire da più persone, da più professionisti, perché appunto l'allenamento della boxe è veramente complesso. Io parto da ripetute in pista, a corsa lunga, a giornate di sacco intenso, di sparring, di pesi, quindi cioè, diciamo che è molto completo, c'è un po' di tutto nella boxe. In testa c'è poi il giorno dell'incontro, no? Da quanto inizia con la preparazione finalizzata magari al tipo di avversario che incontrerai? Beh, per i titoli che ho io, quindi 12 riprese, titoli importanti così, dove vai ad affrontare sudamericani, americani e qualsiasi altra cosa, è importante allenarsi già da quasi 3 mesi prima. Ci vogliono 2 mesi e mezzo di preparazione intensa dedicata appunto all'avversario e a quello che andrai a fare. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo, certo, la conoscenza di Orlando Fiordigilio tra poco. Seconda parte di A Tu per Tu insieme ad Orlando Fiordigilio, lo spaccato nel campione anche dal punto di vista umano. Per riallacciarmi a quello che dicevamo prima, della correttezza anche di chi, prima di tutto personale, no? Di chi fa box, che a me è una cosa che mi ha colpito molto, soprattutto quando ho iniziato questo lavoro e quindi ho conosciuto vari sportivi, devo dire i più educati, i più corretti, che mi hanno veramente impressionato sono stati proprio i pugili, perché evidentemente è un qualcosa che viene insegnato poi come base, a prescindere poi da quello che sarà l'attività poi sportiva, no? Concreta. Guarda, questa tua affermazione mi fa veramente piacere, è una cosa che solitamente non viene detta, solitamente il pugile piace più quando è cattivo, quando è ruento e quando è maleducato, invece noi siamo tutt'altro, siamo rispettosi, anche perché appunto sì, ci diamo dei colpi sul quadrato, però c'è un saluto, c'è una sportività, c'è un terzo tempo che esiste ormai da quando è nato il pugilato, quindi appunto la boxe è una disciplina e tale deve essere. Ernst, un grande campione, diceva che tu sei un pugile dalla mattina alla sera, solo che quando cammini per strada lo nascondi. Lui si riferiva al comportamento che devi adottare sia sull'alimentazione, sulla disciplina, sul contatto appunto umano con le persone. E poi la prima cosa che viene richiesta in palestra è appunto la dedizione e l'educazione, perché se il mio allenatore mi dice di fare, diciamo, una banalità, 10 flessioni, io non sono d'accordo, le devo fare, basta, cioè non è che devo chiedere, ma io no, le fai, e lì non si ribatte. Quindi l'educazione la impariamo già dal primo giorno in cui entriamo in palestra, ed è quello che io sto cercando di riportare ai ragazzi che si allenano qui con me. Allora, ti volevo chiedere, ci puoi spiegare per esempio come funziona la scelta dell'avversario? Quindi presumo che avvenga all'interno della, come detto prima, delle varie federazioni, o non so come si chiamano, insomma, le vostre organizzazioni, perché si sente a volte che sembra quasi che viene scelto dai pugili, no, l'avversario. Diciamo che l'avversario più che dai pugili vengono imposti 4-5 avversari, 4-5 nomi dalle federazioni, dopodiché il promoter insieme al manager cercano di stringere tra virgolette con quello che sembra più fattibile. Chiaramente molto dipende anche dalla possibilità economica, perché capirete che prendere un avversario dall'America costa molto di più che prendere uno dalla Francia. Perché, che vuol dire? Devi pagare. Cioè, chi organizza deve pagare il tutto. Cioè non è la federazione che organizza gli incontri? No, la federazione addirittura bisogna pagare le tasse alla federazione. I miei titoli costano
per combattere, per difendere il mio titolo ce ne vorranno, ora non vorrei dire cifre, ma 8-9 mila euro solo di tasse per difendere la mia cintura, che appunto è unificata come cosa, dove in America per una borsa importante 8-9 mila euro non sono niente. Qui da noi 8-9 mila euro iniziano a essere soldi, insomma. Quindi, e quindi vengono recuperati con gli sponsor e con i biglietti di chi con assiste? Con gli sponsor, con un po' di biglietti, con la televisione, quindi un po' di recupero c'è. Chiaramente non è più come nell'80 o nel 90, insomma, sono cambiati i tempi, la box, i troppi canali in televisione, il digitale, Sky, fanno sì che la box venga anche un po' meno seguita. E quindi di conseguenza mancano un po' di sponsor, tranne i soliti affezionati. Qualcuno che è nato anche un canale, no? So, sul buche di Skype, appunto, sull'800 qualcosa, dedicato alla box, ma insomma. A questo tipo di sport. Sì, sì, appunto è nato questo canale su 814, se non erro, che appunto trasmette quasi tutta la giornata incontri di box e simili, insomma. Senti, il rapporto con i tuoi fan, ho visto che ci sono dei fan club anche qui a Arezzo, cioè è un rapporto, ti seguono, insomma, so che c'è stato degli incontri, sono stati organizzati pullman, no? Sì, perché io riesco per fortuna ad avere un rapporto importante con loro, ripeto, dico importante perché è umano, è molto umano come rapporto, vengono a trovarmi, insomma, parecchi vengono in palestra. Sono un po' amico di tutti e sì, spesso sono venuti a vedermi con dei pullman, anche a Sequaz quando ho combattuto per la cintura intercontinentale, saranno state 20 persone, insomma Sequaz non è proprio dietro un angolo, poi a luglio c'erano le vacanze di mezzo, quindi hanno dovuto fare anche il sacrificio per venire su e sono contento. A Siena quando ho difeso l'intercontinentale c'erano due pullman, il palazzetto praticamente eravamo a Siena ma c'era tutto Arezzo e per me è un grande orgoglio, insomma, vedere anche qualche maglietta dell'Arezzo sparsa lì a Siena è stato veramente divertente. Qualche incontro ad Arezzo ad alto livello è in programma? È difficile perché Arezzo purtroppo non ha neanche più le strutture che ci possono ospitare, quindi diventa difficile. Perché non ci sono più strutture importanti. Il palazzetto che viene intitolato a Mario D'Agata. Il vecchio palazzetto Le Caselle, anche lui non è idoneo a una competizione importante, perché appunto anche per le competizioni importanti, come ben sapete, insomma, ci devono essere tante cosine messe tutte a posto e il palazzetto fino all'anno scorso non era idoneo. Speriamo di riuscire a organizzare un qualcosa qui, perché poter difendere il titolo, fare addirittura l'europeo nella mia città, nella città di Arezzo, con tutte le persone amiche che fanno da terzo uomo, per me sarebbe importante. E abbiamo parlato della correttezza di questo sport, quando tu hai difeso l'Intercontinentale, credo, c'è stata questa serata un po' tre testate, ci spieghi un attimo, perché uno si immagina, appunto, abbiamo detto, no, nel rettangolo c'è correttezza e poi abbiamo letto tre testate, che succede? Nel rettangolo c'è, sì. Nel quadrato c'è, sì, correttezza, per carità, però poi dipende anche dalle persone, perché come dicevo prima, qui è uno specchio, sì. Qui se sei una persona corretta, onesta, sei corretto e onesto anche nella vita e nella box, però se sei scorretto nella vita, qui sei scorretto e sopra qui non ci piove. E appunto ho preso tre testate, tre punti su un sopracciglio, due dietro un orecchio e mi si era aperto anche lo zigomo. Succede, può succedere, ognuno mette sul ring le armi che ha. E io preferisco essere corretto, usare la mia tecnica e tattica, e c'è chi invece usa anche la testa e i gomiti. Comunque oggi l'incontro si decide ai punti, quindi non è che uno dei due deve stramortire in terra perché sia finito l'incontro, no? No, no, assolutamente, ci sono dei tempi, 12 riprese da 3 minuti per i titoli importanti, 10 per l'italiano e 6 oppure 8 riprese per incontri, diciamo, tra virgolette, ordinari. Però se riesco a metterlo giù prima, peggio non è. Senti, come funziona anche qui? Alcuni di voi vanno alle Olimpiadi e altri no, cioè da cosa dipende? No, diciamo che il professionismo non è aperto alle Olimpiadi fino a quest'anno, quando quest'anno invece hanno chiamato qualche professionista per appunto provare la qualificazione olimpica, ma sono due sport completamente diversi. Noi lavoriamo
appunto sulle 12 riprese, invece il dilettante alle Olimpiadi lavora sulle 3 riprese e gli sportivi capiranno che è totalmente una preparazione diversa. Quindi io professionista, se dovessi fare solo 3 riprese, ho bisogno, non voglio esagerare, ma di un anno di preparazione solo per le 3 riprese. Devo riuscire a mutare un po' tutto. E onestamente, dove sono arrivato io in classifica, non me la sentirei neanche di... Ecco, perché in 3 riprese quindi diventa tutta una questione di forza e non più di resistenza? 3 riprese diventa una questione di solo velocità, tu devi sparare tutto in 9 minuti, quando noi invece riusciamo a gestire il tutto in 45 minuti. E 9 minuti, quindi 3 riprese da 3 minuti sono troppe poche per un professionista. È proprio il fondo, sono proprio i polmoni che sono diversi. Io sono abituato al fondo come un maratoneta che deve fare i 100 metri, è la stessa cosa. Un maratoneta che fa i 100 metri arriverebbe ultimo di sicuro e noi all'incirca siamo là. In un'intervista che avevi rilasciato dopo l'ultimo incontro avevi detto che dovevi decidere, no, quale tipo di titolo affrontare in estate, forse a giugno, luglio, si sa qualcosa? Sì, dovevo decidere se fare una semifinale mondiale appunto per la IBF, per entrare a far parte dei primi 2-3 in classifica mondiale, o difendere o fare l'europeo. Io ho deciso di fare l'europeo perché appunto me lo sento già mezzo l'ho già portato a casa 2 anni fa, quando poi persi all'11ª ripresa, e quindi devo andare a riprendermi l'altra metà, e quindi ho deciso di fare l'europeo per appunto per un discorso anche affettivo, perché voglio quella cintura, la voglio portare ad Arezzo. Ad Arezzo manca da una vita, manca da Calamati, da Efrem Calamati. Dopo i pugili importanti come lui non ce ne sono stati ad Arezzo, quindi io voglio, sono arrivato molto in alto, ma voglio quantomeno portare il titolo europeo a casa. Quindi c'è questa motivazione ulteriore, no? C'è questa motivazione in più. Senti, cosa ti senti di dire ai giovani che possono vederci, ascoltarci, affinché si avvicinino a questo sport? Io posso dire di provare a fare qualsiasi tipo di sport, purché facciano sport, perché mi accorgo anche quando vedo ragazzi 10-11 anni che entrano in palestra, che sono tutti bravi ora col cellulare, sono tutti bravi col computer, sono dei fenomeni. Però quando si tratta di correre, di giocare a calcio, quando si tratta di fare un po' di ginnastica, sono tutti un po' scordinati, sono tutti rimasti un po' indietro. Quindi bisogna fare sport, qualsiasi sport, ma bisogna farlo. E poi la box è lo sport più bello al mondo, noi siamo qua. Ti piace anche insegnarla, quindi magari a chi si avvicina per la prima volta? Sì, è una passione per me, quindi quando riesco a insegnare, i tempi miei sono un po' corti, ma quando riesco a insegnare, a portare qualche ragazzo a combattere, e magari riesce a fare quello che io voglio, quello che io gli ho chiesto, e magari vinciamo anche, un motivo d'orgoglio in più, insomma. Il giorno dopo arrivo in palestra un quarto d'ora prima. Una curiosità, ad Arezzo, no, ci sono altre palestre, ci sono altri tuoi colleghi, qual è il rapporto? Pensiamo ad esempio alla famiglia Nicchi, ma ce ne sono ovviamente anche altre. Tra di voi, ecco, qual è il rapporto? Ma collaboriamo, la serie cerchiamo tutti e due, tutti e tre, sono 3 società ad Arezzo, cerchiamo tutti e tre di far fare sport, cerchiamo tutti e tre di portare avanti la città e il nome della città di Arezzo a livello internazionale. Diciamo che la collaborazione è questa, poi ognuno va avanti per la sua strada. Bene Davide, lasciamo allora Orlando, ringraziandolo ovviamente nel tempo che ci ha concesso, che si deve allenare. Certo, quindi facciamo in bocca al lupo. In bocca al lupo, ovviamente per il titolo europeo. Crepi, e vi aspetto dopo il titolo europeo. Volentieri. Grazie, buonasera a tutti.